scappare dell'occasione, dato che ci abbiamo qua. Lui ci fa l'arresto di una tematica che lui mi ha indicato essere, se ho ben capito, grossissima tematica della violenza psichica, e la cosa è molto interessante perché il martedì, il mercoledì, non so se qua l'avete visto, su Rai 3 hanno fatto invece una ampia trasmissione, un documentario sulla violenza fisica domestica, cioè le donne, sono però più donne che vengono maltrattate violentissimamente nelle mura domestiche. Il dottor Reggio mi aveva anche lui accennato a questo documentario dicendo che sarebbe stato forse interessante affiancare a questo documentario che va visto invece una serie di considerazioni e riflessioni su un altro tipo di violenza, che è la violenza non fisica, fatto per più da uomini sulle donne, ma la violenza psichica, in cui non si sa chi è più violento, gli uomini o le donne, non ci dirà quale cosa a proposito. E mi ha appena accennato che ci ha portato un film che vedremo quasi per intero di seguito, a differenza che gli spettatori, le persone che faccio vedere le altre volte, quindi abbiamo un'ora di un film che credo si chiami Il marito della frontiera. E il dottor Reggio, prima e dopo ovviamente, ci racconterà perché ha scelto questo filmato e quale considerazioni si possono fare. Prima però di lasciare la parola molto volentieri al collega, volevo un attimo riprendere il discorso che avevamo fatto l'altra volta, con cui avevamo finito l'altra volta, che era il discorso sulle storie volentieri. Forse qualcuno si ricorda che l'altra volta avevamo finito facendo vedere un filmato sui vampiri, dicendo che i vampiri sono, per certi versi, un'immagine che racconta un delirio nei confronti della sessualità, nei confronti del desiderio, e che è una percezione mirante, in particolare nei confronti di questa figura dell'antica, che è proprio il dio dell'amore che era alato come pipistrello del bambino. E avevo già accennato che la percezione mirante è un grosso disturbo del pensiero, e molte cose che sono violente nei confronti di domani non si possono capire e comprendere se non si sa che cos'è la percezione mirante. Allora, oggi metterei mezz'oretta per parlarvi di quello che sono i disturbi del pensiero. Io ho dato qui un piccolo schema, quello che sono i grossi disturbi del pensiero che a nostro avviso bisogna conoscere, però non penso di qua. Allora, però, voglio cominciare con tutto un racconto su quello che è successo a un nostro carissimo collega tanto tempo fa, circa 40 anni fa. E è successo questo collega, che poi ci ha scritto un libro che si chiama Istinto di non più conoscenza, questo collega si è trovato di fronte al problema, cosiddetto problema del paziente del medico. Lui faceva psicoterapia e aveva notato che dopo il fine settimana o dopo le vacanze i pazienti sono veramente pericolosi. C'è qualcuno che ha lasciato, c'è qualcuno che è completamente svuotato, completamente annoiato, e molte volte i pazienti ne hanno intorno a questa vicenda. Allora lui si è posto questo problema e ha fatto una serie di riflessioni che poi hanno portato a delle scoperte piuttosto importanti. Sarebbero cose psichiatriche o psicodinamiche, in fondo quindi dovrebbero guardare soltanto gli addetti al lavoro, ma io penso che sono le conoscenze che dovrebbero essere appunto conoscenze di tutti, su cose che dovremmo tutti sapere, perlomeno sapere che esiste questa teorizzazione. Allora, quello che è successo è che il collega si è incappato, ma direi frontalmente, nel problema dell'assenza. E il problema dell'assenza, per esempio, in giurisprudenza è un problema molto semplice. La giurisprudenza di solito dice: chi non c'era quando un delitto è stato commesso non può essere colpevole. Cioè l'idea è sempre: io non c'ero, quindi sono innocente. Cioè noi abbiamo tutti la consapevolezza che quando ci sono una situazione posso fare male. Ci sono e ti
subito una fede in testa e ovviamente ho commesso una violenza. La giurisprudenza ha fatto alcune figure come commissioni di soccorso, abbandono di minori, eccetera, ma parte ampiamente in questa cosa che solo chi è presente può parlare. Però psicologicamente la cosa si rovescia, perché si può fare un discorso esattamente opposto, infatti l'inconscio fa. L'inconscio dice molte volte tu mi fai male perché non ci sei. Quindi è un concetto che è l'opposto della risponenza, no? Fa male chi non c'è. Infatti il terapeuta che non c'è, che va in vacanze o che fa il weekend, crea problemi sostenibili. Così dice di quando c'è la salute anche le cose si cambiano. Infatti tutti noi conosciamo questa lezione che si chiama angoscia del cammino, no? Che è una specie di angoscia della sete dell'altro. Tu non ci sarai, io mi angoscio a vedere. Beh, chiaro, non deve, perché è così cattivo quando però non è vero che quello che te va è sempre cattivo. Un genitore che abbandona per sempre un bambino piccolo è certamente una persona non valida, il bambino ha ragione a arrabbiarsi. Ma se la madre va per 3 ore a fare compro dal parrucchiere, di che è cattivo? Si deve che fare. E anche che una cosa che fa le vacanze, sì, si sa che torna. E si sa anche che non per questo è una persona che vuole solito invece succede
succede una cosa che è ben più insidiosa. Succede che la persona dentro fa un blackout, cioè c'è un meccanismo di difesa che questo psichiatra si chiama Fagioli, ha chiamato porzione di annullamento. Porzione perché è una cosa che viene da dentro, che non è controllabile, è una cosa quasi fisica, tra l'altro di fisico psichico, che va contro la realtà e la annulla, la fa sparire. Non c'è più niente. Prima c'era un rapporto drammatico, che io voglio amarti, io voglio fidarmi di te, ma tu mi hai dato questa fregatura, io non so che faccio, ti uccido, ti strano, no, niente, sono tutta una lacerazione interna, io per risolvere questo dilemma ho detto, c'è più niente. E questa cosa succede, questo non è, diciamo così, una bella teoria, appunto, teoria di psia, questa è una osservazione clinica che si può fare sempre. Le persone si difendono, non dalla delusione, come si sente, che tutto viene spinto via, messo non so, in un cassetto. Succede proprio questo rapporto, io un rapporto con quella persona deludente, tra virgolette, non ci dentro non ho più l'immagine di questo, non c'è più pensiero. Questo è effettivamente un fatto che è stato osservato, questa è una realtà clinica sulla quale tiene poco. C'è questo meccanismo di difesa che va oltre la rabbia, va oltre l'emozione, altra cosa, ma che significa che dentro, nel mio inconscio, io non, questa persona non la conosco più, e non esiste più. E il mio rapporto con questa persona non è mai esistito. E è una cosa che è di soffrire, perché non soffro più. Io non posso soffrire una cosa che non so, che non ho più dentro. Quindi funziona il meccanismo di difesa. E fin qui sarebbe geniale, che bella cosa. Il problema è che io, come dire, ho fatto fuori un rapporto che era ambivalente, quindi non c'era soltanto una cosa negativa, c'era anche un bel po', i tecnici dicono, di libido. C'era anche un po' di amore per il rapporto, c'era un po' di vitalità, c'era un po' di fiducia. C'era una capacità di qualche modo di tentare, so se mi spiego. E se io faccio fuori tutto, io faccio fuori anche quella realtà emotiva, critica, di fiducia, che sarà stata parziale, ma comunque qualche cosa di male vera. E quindi il problema è che non sono calma, tranquilla, non soffro più dopo. Però io dentro ho bisogno di un grande vuoto. Molte volte i soldi raccontano che le persone cadono nel vuoto o che c'è la stanza completamente buia. I soldi possono significare tante cose, non si può dire così astrattamente, però molte volte l'interpretazione è che tu hai fatto una separazione con un annullamento per non soffrire, vivendo di cosa cattiva nell'andarmene, tu hai fatto fuori e hai detto anche la tua capacità di legarti, quindi hai fatto vuoto. I sogni di cadere nel vuoto, no? Cadere dal balcone, cadere, non so, da un dirupio, cadere da un treno, sono frequenti e molte volte indicano questa cosa lì. Se c'è un rapporto grosso e se c'è una situazione di separazione. Quindi questa funzione di annullamento come meccanismo di difesa che è senza altissimo, fatto poi finisce per creare una situazione di vuoto, di buio interno, che può essere una piccola cosa, se il rapporto era importante sì, ma non proprio fondamentale, allora diventa non solo una piccola gobbiera, no? Un luogo che ha un luogo di memoria e resistenza. No? Se invece sono annullamenti di tutti, questo rapporto fondamentale, per esempio quello con la madre, con i genitori, con una persona molto amata, questi piccoli buchi della gobbiera si uniscono e diventa un grande buco nero e diventa una realtà interna che può essere completamente priva di capacità emotiva, di risorse vitali. Quindi si crea una persona che non ha più possibilità di amare, non ha più possibilità neanche di odiare, non ha capacità emotive di vivere. E questi sono i grossi problemi clinici, perché da lì poi cominciano tutte le quali clinici che ci interessano come psichiatri.
e cominciano insomma tutti questi vuoti interni che appunto sono grosso problema della bottiglia. Quindi questo è, diciamo, il discorso della funzione di annullamento. Questo è patologico perché presuppone che la persona che deve affrontare una qualche prostrazione, l'altro se ne va, ha già una situazione interna che è ambivalente. Non può ci sta o non ci sta. Come dire, un serbatoio pieno a metà, però c'è anche un vuoto, quindi reagisce così malamente. Quando invece una persona che ha il pieno dentro nel serbatoio, quindi ha una realtà tipica sostanzialmente valida, deve affrontare la situazione, succede una dinamica simile, però con un esito completamente diverso. Cioè succede, non so, vedete tutti di separare da una donna che ti piace, perché questa deve andare a fare l'Erasmus, una cosa di questo genere, no? O va a studiare, a lavorare altrove, e la situazione non ti piace affatto. No? Quindi, come dire, c'è una tendenza di non voler accettare questa situazione di essere da solo, senza la donna amata, e quindi c'è la tendenza di far fuori la situazione che c'è adesso, non mi piace, no? Avrei preferito continuare a stare con questa persona. Però, dato che dentro c'è una situazione libidica più valida, più piena, succede che, come dire, c'è anche la tendenza a ritornare a prima. Cioè, vorrei di non stare con la persona che mi piace. Non è possibile, però, ma la mente riesce a fare una fantasia di spartizione, in quel caso lo chiamiamo fantasia di spartizione, non un andamento, nei confronti della situazione attualmente vissuta, sto da solo, e ricreare nella mente inconscia un'immagine dell'esperienza prima vissuta. Parte della coscienza, mi ricorderai, vabbè, siamo stati 15 giorni ai Caraibi e lei tornerà tra 6 mesi, d'accordo, ma questo non è tanto importante benessere dentro, è l'inconscio che riesce a creare quello che noi chiamiamo una fantasia di corpo dell'esperienza positiva vissuta, e dentro fa delle immagini che possono essere più varie, ma tutte sono immagini di una riuscita, sono immagini che hanno calore e che confermano una realtà di che Dio c'è. Che ne so, posso sognare, che ne so, che così sto con un magnifico cavallo che così mi dà un effetto sul collo. E la trasformazione all'interno di un rapporto valido vissuto. Quindi in quel caso non si crea il buio, il vuoto che si crea invece in una situazione patologica, ma si crea un mondo di immagini, di affetti, di rappresentazioni dentro, inconsce, che è più ricco ancora. E pensiamo che questa è la fisiologia, quindi la fantasia di spartizione sarebbe lo stesso dinamica di far sparire una situazione attuale che non mi piace. Però l'esito è che prima viene ricreata come realtà mentale interna che mi arricchisce, che mi fa essere più umana, più sapiente, più sessuale, se vogliamo. Quando invece non c'è questa realtà critica che mi permette di creare questa immagine, e la stessa dinamica e la funzione di annullamento e finisce con un vuoto, con un buio, e finisce con un setto interno, finisco con questo perché credo che il collega parlerà più dello spazio, con una realtà interna che è pericolosa, perché è vuota, quindi non riesce più a comprendere il pieno. Cioè, chi ha una realtà interna mutata, buia, povera, non riesce più a comprendere a legarsi a una realtà che dice questi problemi non ce l'ha. Ed è una realtà interna che ha un problema che noi chiamiamo l'onnipotenza. Perché questo discorso di fare un annullamento, un blackout nei confronti della realtà, è un'azione che soggettivamente nella mia mente mi fa diventare un piccolo Dio. Perché io decreto, se volevo, non è un discorso cosciente, ma dentro di me, io rendo inesistente qualcosa che c'è. E questo è praticamente un'azione divina, perché insomma nelle nostre credenze è soltanto Dio che può creare dal nulla o può far sparire le cose dal nulla. Cioè io mi assumo un potere.
intervento estremamente massiccio e intenso sulla realtà. Tecnicamente si chiama un intervento onnipotente. E quindi chi ha fatto tanti annullamenti crede sempre, ha sempre una dimensione interna che deve essere invincibile, crede sia onnipotente. È un piccolo dio negativo, non crea un mondo ma riesce a sparire ogni volta qualsiasi cosa che si muove. Infatti, grande malattia mentale e grande senso di onnipotenza vanno sempre insieme. Mentre quando sta bene, ha un senso delle proprie capacità, ma non si crede mai onnipotente. Siamo esseri umani e non è il nostro potere far sparire la realtà, farla riapparire, insomma, è proprio così. Mentre quando non è potente, se mi scatta la roba dentro, io ti faccio sparire, tu non ci sei più. Posso far sparire qualsiasi cosa, qualsiasi momento. E questo succede, è un grosso problema che sempre con i pazienti schizofrenici, e quindi là il dottor Ligio ne sa molto più di me perché vede tutti i giorni nell'impatto. Quando sono malattie mentali visibili, al limite la cosa onesta, perché è come se la persona dicesse agli altri, guardate, io non vado un male bene, fate qualcosa. Quando invece la persona si tiene questa dimensione di vuoto, inconsciamente, dentro, e gestisce questo assetto di onnipotenza in cui è una persona normalissima, però dentro sa quando vuole, l'altro non esiste più. No? Quando queste due cose vanno insieme, un comportamento normale, questo vuoto totale, i psichiatri parlano grosso modo di una cosa che si chiama schizoidia. Per questo l'ho messo su quel foglietto, sul segno che oggi ho distribuito. Perché ho la dimensione principale individuale in cui una persona fa tutto, non è che la condannata, ma è anche gentile, eccetera, però dentro tu proprio non esisti e non esiste nessuna idea che ci sia un rapporto interumano possibile. Sembra assurdo il rapporto, queste situazioni ci sono e forse insomma, sono le situazioni più distruttive che ci possono essere in un rapporto interumano. Perché immaginate di legarvi, adesso parlo da donna, un uomo che è carinissimo, che però dentro è proprio non esistete. O pensate di essere un bambino che va a scuola e c'è una struttura di insegnanti, o struttura scolastica, c'è cioè insegnanti che sono carinissimi, solo che non hanno nessunissimo rapporto con voi, come bambini, per quello che il lavoro della vostra vera realtà. È un disastro, è un frattendimento catastrofico di cui il bambino pare. Anche nella città un amico che è cresciuto in Inghilterra e che si è fatto tutti i college più pregiati. Adesso sarà molto cambiato, lui ha una certa età, quindi magari parla di una situazione che adesso non è più così. Ma quello che lui raccontava era veramente da mettersi le mani nei capelli, perché lui raccontava praticamente una situazione in cui era chiarissimo che i ragazzini che andavano così carissimi, esclusivissimi, erano mai visti nella loro realtà. Erano o visti come devi essere del formale e da fare ad alto rendimento scolastico, in modo che poi potevano andare alle università e tanto queste cose. Quindi erano dei contenitori della lettura di concetti di conoscenza e di formali, plasmali, in modo che corrispondessero esattamente all'idea come deve essere un adolescente bravo che poi può andare a. Oppure, e queste due cose andranno insieme, a livello più privato, era una situazione in cui questi ragazzini erano anche oggetti da umiliare e a limite da fare oggetti di qualche attrazione non esattamente eterosessuale. Quindi persone a cui mettere paura, che andavano ridicolizzato, che andavano umilizzato, che andavano messi in una situazione di permanente paura nei confronti degli insegnanti. E sotto tutto questo c'è una totale, diciamo, incapacità di vedere il bambino, l'adolescente, la sua realtà, che è una persona d'accordo, che chiede concetti, che chiede informazioni, che vuole prendere il diploma di maturità, che al limite fanno provocazioni per i parenti, eccetera, ma che chiede il rapporto e che chiede la vita umana e
che abbia una sua realtà, che non va completamente annullata e per essere probabilmente scelta. Quindi questo problema della schizofrenia nascosta normale è un grossissimo problema e fa dei rapporti molto molto violenti, anche se in maniera estremamente invisibile. E credo adesso sia il caso che io lascio la parola al dottor Liggio, che forse insomma può dirci molto di più su una zona tematica di questo tipo. Vuol dire una cosa, quando avete le domande, voi quando avete fatto così diciamo splendidamente nel passato, intervenite, che dite insomma, se le cose non sono chiare o se le cose insomma vi trovano insomma. Sia per la presentazione che mi ha fatto, sia per avermi chiamato, e sia anche stavo sentendo la semplicità con cui riesce a raccontare delle cose difficilissime. Io dovrei parlarvi oggi di altrettante cose difficilissime. Dovrei parlare della violenza fisica, della violenza psichica e del rapporto con la donna. Peraltro, dando per scontato che in qualche modo il rapporto con la donna si sappia che cos'è, in qualche modo. E allora pensavo che così per iniziare si potrebbe iniziare pensando alla parola rapporto. Perché la parola rapporto, forse non lo sapete, non è stata utilizzata per primi dagli psicologi e dagli psichiatri. La parola rapporto è una parola che viene dalla matematica della fisica. La matematica indicava rapporto per parlare di relazioni tra grandezze. La fisica, questo ci interessa di più, indicava con questa parola le modificazioni che avevano due corpi o due sostanze che entrando in contatto con loro, tra loro, non erano più quelle di prima. E questo è una cosa che ci interessa. Due corpi o due sostanze che entrando in contatto dopo non erano più quelle di prima. Se però adesso portiamo questo nell'ambito della psicologia, forse non basta pensare ad un contatto. Non so, se io sto sull'ascensore, incontro il vicino di casa e ci scambio due parole sul tempo, un contatto ce l'ho, ma non posso dire che è un rapporto con questa persona. Al contrario, se incontro, che so, qualcuno qui che mi interessa, insomma, c'è che anche se ci sto poco, ci parlo poco, con quel contatto diventa un rapporto. E allora che cos'è il rapporto esattamente? Cioè, a me in psicologia. Si può pensare, come dire, insomma, cioè che se partiamo dalla definizione della fisica, due sostanze due corpi che si modificano, si può pensare allora che negli individui c'è qualcosa che tende a modificare la realtà interna dell'altro? Che cos'è? E dentro l'individuo ci potrebbe essere qualcosa che si lascia modificare dall'altro? E anche qui dobbiamo specificare che cosa sia, insomma, cioè non lo sappiamo. È possibile pensare che questa dialettica, che questo gioco tra queste due cose che ancora non abbiamo dato un nome, possa essere detto movimento dell'uno e movimento dell'altro? E possiamo pensare allora che la violenza nel rapporto interumano, nel rapporto con la donna in particolare, potrebbe essere legata proprio a questa carenza di movimento? Allora, questo, diciamo, è, vi ho detto, il titolo di questo di cui vi parlo. Perché vi dico subito la verità, io pensando alla memoria del mare, qualcosa da farvi vedere, insomma, c'è che riguardava la violenza tra uomo e donna, mi tornavano in mente un sacco di film, un sacco di cose, ce ne sono diverse, insomma. Poi alla fine io ne ho scelto uno. E se mi chiedete di che cosa parla questo film, qual è la trama, io vi direi che in questo film non succede assolutamente nulla, non succede niente,
Cioè è la ripetizione, come dire, insomma, cioè delle giornate, cioè che passano uguali di uno all'altro. Soltanto che alla fine, è un film drammatico, una donna si suicida e non si sa perché. E quindi non succede nulla, cioè non ci sono violenze apparentemente come dire, manifeste. Però così resistono. Però torniamo quindi, al tema e parliamo quindi di violenza. Violenza fisica e violenza psichica. E ovviamente le due vanno sempre considerate insieme. Perché l'una spesso scorre nell'altra e eccetera. Dunque per violenza fisica che intendiamo? Intendiamo un comportamento che attua l'integrità fisica di una persona. Gli aspetti in gioco sono la rabbia, sono quando l'odio riesce a contenersi, a non diventare manifesto, allora non abbiamo più la fisicità della violenza, ma abbiamo quello che viene detto della violenza psichica, cioè alla fine non più botte, aggressioni, lesioni, eclimosi, ma prestazioni, offese, umiliazioni. Il corpo, almeno apparentemente, viene lasciato integro, ma soltanto apparentemente, perché sapete che a volte l'odio fa più male di un coltello. Quindi, voi avete visto l'altra sera il filmato che è stato trasmesso, lì si parla di violenza fisica, le cose da sottolineare, lì l'avete vista anche voi, insomma, sono i dati, sono impressionanti, cioè, la violenza fisica è la prima causa di morte delle giovani donne, la prima causa di morte e di invalidità delle giovani donne. Il 92% delle donne non denuncia la violenza.